La Madonna, che figurino! Sei bellissima! Ma come cos'è matrimonio, come credi? Che addio nuceli. No. Però la camicia, come mai la camicia ti esce sempre le pantofole? Dovremmo trovare una soluzione. Forse 5 soluzioni. E ciao Chicco, io sono Giona e oggi vediamo 5 trucchettini belli, facili, che semplificano la vita per tenere la camicia bella dentro i pantaloni. Bello, eh? Madonna, è un incubo. Sempre lì a infilare la camicia nei pantaloni. Non si può vedere sta roba, dai. Non si può vedere. Ah, un momento. Nel video i 5 punti sono elencati dal meno funzionale al più funzionale. Tienilo a mente e andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Geeko! Punto numero 1. Nastro biadesivo. Dici, cosa ci faccio con il nastro biadesivo? Mi leggo tutto? No, no. Sul mercato ci sono delle strisce di gomma con uno strato adesivo che vanno incollate nel lato interno al pantalone. Questo a contatto con la camicia, la gomma crea della frizione in più e eviterebbe, in teoria, di far uscire la camicia dal pantalone. Ripeto, questi sono metodi elencati dal meno funzionale al più funzionale. Quindi questo è il numero 1. Punto numero 2. Assicurati che le misure del pantalone e della camicia siano perfette. Cosa intendo con questo? Se già la camicia ha un taglio ben sancrato, quindi ben stretto in vita, e i pantaloni una volta allacciati ti stanno come un calzino, questa combinazione evita che la camicia esca troppo facilmente. Infatti, se già la camicia ce l'hai larga sui fianchi o il pantalone ce l'hai troppo largo in vita, tutto questo gioco. Sta camicia, poverina, lei fa di tutto, però, ragazzo mio, devi dare una mano pure tu, no? Punto numero 3. Infila la camicia nelle mutande. Attenzione, so che ho appena detto di infilarti la camicia nelle mutande, ma non come pensi tu o non come magari hai visto già fare. Infilare la camicia nelle mutande da sopra, infatti, assicura un look ordinato i primi 2 minuti, ma poi subito dopo la camicia, dopo qualche movimento esagerato, uscirebbe dai pantaloni, questa volta però seguita dall'elastico delle mutande. Ah, una meraviglia proprio! Infatti, con il infila la camicia nelle mutande intendo da sotto. Se stai indossando una camicia fatta apposta per essere infilata nei pantaloni, che tra parentesi è più lunga di quelle casual, per intenderci, dovresti essere in grado di farla pizzicare nell'elastico inferiore della mutanda. Questo ti garantisce un look più ordinato e evita di fare quella figura bruttina che non va tanto bene, dove si vede l'elastico. Punto numero 4. Spille da balia. No? Tu cosa? Se vuoi appendere un quadro al muro, cosa fai? Metti un chiodo e quello non si muove. Inchiodati la camicia alle mutande, no? Procurati 2 spille da balia di medie dimensioni, ti infili la camicia nei pantaloni e la spilli all'elastico, alla banda elastica della mutanda. Infatti, l'elastico della mutanda è quella parte più spessa e robusta che quindi terrà la camicia in posizione. Attenzione però che ci sono delle controindicazioni. Infatti, nel caso in cui tu dovessi fare dei movimenti troppo bruschi, rischi di rovinare un po' la stoffa della camicia. Quindi fallo solo se sai che starai a letto tutto il giorno con la camicia. Chiaro? E siamo arrivati al punto numero 5. Usa i fermacamicia. Sono brutti? Tantissimo. Ma chi se ne frega? Li devi vedere tu? Solo quando te li metti. Li devono vedere gli altri? Solo quando ti togli i pantaloni. Ma in pubblico tu non ti togli i pantaloni. Rimangono sotto il pantalone e ti garantiscono una tenuta di camicia eccezionale, eccezionale, perché non importa quanto vai a correre, saltare, ballare, fare le capriole, fare verticale backflip, quello che vuoi. Di ferma camicia ti riportano la camicia sempre in posizione. Ci sono diverse versioni di questi fermacamicia, ci sono quelli che si fissano al calzino, ci sono quelli che si fissano al di sotto del ginocchio e ci sono quelli che si fissano al di sopra del ginocchio. Queste varie versioni ti consentono, ho dato un bacio quando ho detto ti consentono di indossare diversi look. Per esempio, le versioni sopra e sotto il ginocchio ti aiutano con un look senza calzino. Cioè, sono perfetti.
brutti ma perfetti. E molto bene Chico, anche oggi siamo arrivati alla fine e anche oggi abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Se questi 5 trucchi ti sono piaciuti, mi fa molto piacere. Se vuoi mettere un commento, io... Puoi fare tutto quello che vuoi. Fai commenta, like e condividi. Io non te lo devo più chiedere, non hai capito? Non c'ho voglia di chiedertelo più. Giovanni, vieni a chiedere ai signori se... Dai, su. Andiamo così, andiamo tutte... Sbaracchiamo, ragazzi, fuori tutto, via, diamocene.